Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi, in queste prime giornate di primavera che sono a cavallo tra le due stagioni, vogliamo approfondire, alcuni temi, in particolare quello del turismo, ma non soltanto, per, fare il punto sulla, situazione che vivono gli amministratori e gli operatori di questa, regione e le aspettative che ripongono, anche nella nuova giunta regionale, perché tra gli ospiti studio c'è il nuovo assessore regionale alle attività produttive e al turismo Mauro Febbo, che io ringrazio e saluto, che appunto ha raccolto il nostro invito per essere a confronto, Buonasera. salve, con due interlocutori che rappresentano un po' il mondo delle istituzioni, sindaco e presidente di provincia, Angelo Caruso. Buonasera Caruso, che è il sindaco di Castel di Sangro e presidente della provincia dell'Aquila, l'unica che non sarà interessata in questo fine settimana dalla tornata elettorale di rinnovo dei consigli provinciali, e Gianmarco Giovannelli, bentornato Giovannelli, buonasera, che è il presidente di Federalberghi Abruzzo, è una importante realtà che abbiamo scelto quale rappresentativa del mondo degli operatori turistici. Insomma, parliamo proprio di questo tema, tanto per cominciare, anche perché a cominciare, Febbo, lei ha iniziato praticamente anche un po' prima del formale insediamento, perché per il turismo lei ha subito dichiarato non bisogna perdere nemmeno un secondo, anche perché ci sono macchine in corsa, più o meno rallentate, ma comunque sono in corsa, e non bisogna perdere dei treni che, come ad esempio l'incontro che avete fatto persino alla Leopolda di Firenze, quindi in un luogo evocativo in qualche modo, ha visto l'Abruzzo al centro di nuove strategie di promozione. Ecco, parliamone innanzitutto in maniera che inquadriamo il tema e poi sentiamo anche naturalmente le voci degli operatori. Cambia pagina la promozione dell'Abruzzo? Ma deve cambiare pagina, soprattutto perché io lo dico non per continuare una polemica elettorale, ma credo perché i dati purtroppo che abbiamo in nostro possesso ce lo certificano. Aver avuto un governo regionale di 54 mesi che per 46 mesi non ha avuto l'assessore al turismo e alla cultura chiaramente ha portato una situazione di stallo che va subito rimossa. Siamo a fine marzo, insomma, la stagione estiva è alle porte e la programmazione promozionale del nostro territorio è a carissima, quindi è chiaro che se non si parte da subito, ripartiamo come al solito quando la stagione finisce, credo che sia un po' ridicolo, quindi è chiaro che bisogna mettere mano immediatamente, così come abbiamo fatto, almeno a cominciare a dare le linee guida, le direttive per la prossima campagna promozionale. Bisogna peraltro ragionare con attenzione perché insomma, sappiamo che i dati di bilancio della regione Abruzzo sono quelli che insomma, i cittadini conoscono, scontiamo ancora un debito pregresso ancora notevole, anche se ridimensionato rispetto al 2008, al 2009, però insomma, le esigenze di bilancio sono ancora di coprire quel che è il debito pregresso. Per cui bisogna saper ragionare sugli unici fondi che sono, per me, tanti, a disposizione, che sono i fondi comunitari. E sui fondi comunitari si può lavorare, si può credo lavorare bene. Io ho già avuto un incontro qualche giorno fa insieme al presidente Marsilio, un pre-incontro che preannuncia il confronto che si fa nel comitato di sorveglianza che ci sarà il 10 e 11 aprile, proprio sullo stato di avanzamento sul FERS e sull'FSE. E già su quello ho preannunciato che chiederò delle modifiche. Siamo al 2019, io dico per me fine 2019, perché oggi fare un bando oggi significa andarlo ad esaminare a fine anno. Quindi siamo a fine 2019, programmazione 2014-2020, mi devono concedere, e lavoreremo per farci concedere, alcune modifiche, visto che alcuni assi non sono andati bene. Uno di questi assi è sicuramente che va potenziato e va capito perché va potenziato, è quello sulla promozione. Se non giochiamo le nostre carte sulla promozione, è inutile che noi nella zona del cratere continuiamo a dire di ristrutturare anche gli alberghi, anche il mondo produttivo, ma ci dobbiamo portare la gente, ci dobbiamo portare i turisti, ci dobbiamo portare chiunque voglia andare a contribuire alla rinascita di questi paesi, e questo si fa con la promozione. Ma la promozione costa
Se la vogliamo fare bene, e io la promozione la voglio fare in Abruzzo, la promozione la voglio fare fuori Abruzzo, la voglio fare in Europa, nell'Europa quella ricca, non quella povera come qualcuno invece vuol fare, lo dico con rammarico, non la voglio fare in Africa, ma la voglio fare negli Stati Uniti, la voglio fare in Cina, la voglio fare in Giappone, la voglio fare in Australia, cioè in quelle nazioni dove c'è gente che può venire in Abruzzo e portare e spendere per l'Abruzzo. Ecco, questo insomma è il tema della tempistica, che mi pare sia inquadrata, nel senso che bisogna fare subito e bene. Dal punto di vista dei contenuti della promozione turistica, io su questo voglio sentire appunto i protagonisti della vita delle comunità sul territorio, a partire dal presidente Caruso. Ecco, si è sempre detto che l'Abruzzo non si sa vendere, è meraviglioso, ha grandi potenzialità, poi alla fine però insomma il turismo non ancora diventa quell'industria in grado di determinare una massa critica pari a quelle che sono le potenzialità del territorio stesso. A suo avviso, dove si è sbagliato e dove non dovrà sbagliare la nuova amministrazione regionale? Sì, intanto credo che occorre recuperare una coesione nel sistema istituzioni e attività produttive, quindi il mondo degli operatori economici del turismo, nel senso che si è assistito troppe volte a una, diciamo, una disarticolazione della promozione del sistema e in generale di quella che è l'offerta turistica. Noi abbiamo necessità, come dicevo, di recuperare questa coesione. Perché? Perché intanto l'Abruzzo ha esigenza di confidare e contare e spendere le eccellenze che ha. Non fosse altro perché se ci vogliamo proporre su un panorama internazionale, come è giusto affermato dall'assessore, è necessario che questo si possa fare sulla base di qualcosa di particolarmente importante, di quelle che sono le originalità e le eccellenze, come dicevo, perché su queste chiaramente possiamo contare e svettare su un panorama che chiaramente di offerte base, di offerte in qualche modo confrontabili o addirittura sulle quali potremmo essere soccombenti, non possiamo ovviamente confidare. Quindi l'appello e la raccomandazione è piuttosto questo. Noi abbiamo, non è ovviamente piaggerico partigianeria, il miglior ristorante d'Italia in Abruzzo, abbiamo sicuramente il bacino sciistico del più importante del centro sud Italia, abbiamo delle prerogative sicuramente spendibili, come abbiamo tutto quello che notoriamente ci spendiamo, evidenziamo e sui quali raccomandiamo e specifichiamo l'attenzione. Chiaramente parliamo delle bellezze artistiche, architettoniche, tutta una storia, una cultura sicuramente di prestigio e di pregio. Certamente anche orientando la promozione su quella che è poi una strategia, perché io penso che il difetto ci sia stato in passato e occasioni importanti, la vetrina dell'Expo 2015 credo che l'Abruzzo non l'abbia colta nel modo giusto, non l'abbia spesa certamente quell'occasione nella direzione che andava chiaramente prospettata, non fosse altro perché quell'appuntamento mondiale era basato sul cibo, quindi insomma una dei settori, quindi l'agroalimentare abruzzese, insomma, è un settore straordinariamente spendibile, certo, per la nostra regione. Parliamo insomma di tutte le produzioni agroalimentari che insomma alimentano migliori mercati italiani ed europei, insomma tutto quello che io credo che debba essere fatto attraverso un'analisi corretta del settore turistico, ma va fatto anche chiaramente con una strategia, cioè mirando ed esponendo quelle che sono le eccellenze, quelle che sono chiaramente le condizioni, diciamo, che ci pongono una condizione di vantaggio o di prestigio rispetto a un panorama che ha molto di buono, molto di importante, ma che non può essere sicuramente la punta di diamante del nostro sistema. Certo, allora Gianmarco Giovannelli, anche per lei la stessa domanda: quali sono stati i punti meno sviluppati in questi anni in cui si è puntato molto ad esempio su questa situazione degli open day, su alcuni eventi, ma insomma senza una, ma questo è in riferimento non a chi ha amministrato negli ultimi 5 anni, ma in generale ad una strategia generale a obiettivi di lungo termine, che quelli che bisognerebbe iniziare a focalizzare, come diceva l'assessore, adesso a inizio legislatura, perché ci sono delle opportunità che vanno colte al volo per pianificare. Ecco. Voi l'avete sempre chiesto come operatori?
Tanto grazie per l'invito. Noi abbiamo avuto modo anche in maniera informale, come al di là anche della conoscenza che abbiamo con l'assessore Febbo, a cui facciamo in bocca al lupo e buon lavoro, noi abbiamo assolutamente necessità di legittimare un'economia che si ritiene fondamentale per questa regione, e la legittimazione di un'economia così importante prevede un capitolo di spesa nel bilancio o prevede una programmazione preventiva che finalmente venga fatta nei tempi giusti e che abbia una ricaduta positiva rispetto al mercato che si vuole cogliere e alla stagione che si vuole andare ad sollecitare. Abbiamo un problema di calendarizzazione, abbiamo un problema di burocratizzazione esagerata, abbiamo anche un problema di sintonia spesso e volentieri con la macchina pubblica proprio per incastrare quelle utili strategie che debbono essere poi realizzate nell'atto pratico con tutti gli adempimenti necessari. Ci raffranca l'ottimismo dell'assessore che comunque ha modo con la sua esperienza di poterci confermare l'esistenza di importanti risorse da impiegare. Ora dobbiamo decidere cosa fare e come farlo. L'accoglienza e la programmazione dei territori significa che gli operatori da una parte e i territori dall'altra debbono essere in grado di poter assolvere a questa funzione fondamentale, che è una funzione che si risolve e che si soddisfa nel momento in cui c'è una domanda che vuole percepire l'accoglienza di un territorio. I mercati li dobbiamo andare ad individuare in base anche ai flussi che riusciamo ad analizzare in questa regione, come si fa per tutte le aziende del mondo, il business plan, l'analisi dei flussi, l'osservatorio che è stato costituito, l'utilizzo utile dell'aeroporto, l'incoming necessario affinché si riesca a destagionalizzare da una parte, ad affermare i mercati più importanti, ad andarne a trovare dei nuovi, soprattutto su una base finanziaria sulla quale bisogna saper prendere il massimo risultato e poterla programmare, sottolineo, in maniera preventiva ed anticipata, perché le campagne last minute sono dannose, perché per noi significa sperperare denaro pubblico. Nello stesso tempo dobbiamo rivedere le criticità di alcuni percorsi fatti. Non abbiamo gestito nel migliore dei modi lo stato di fatto, il nostro ruolo è un ruolo di facilitatore della macchina pubblica, quindi facilitatore dell'assessore, facilitatore della struttura. È impossibile poter o dover insistere a convincere quello che per noi è un dato certo, chi invece dovrebbe solo assolvere in termini burocratici e tecnici un percorso che si gioca su un'economia che si ritiene importante nel PIL regionale, ma diciamo l'autorevolezza di questa economia la si dimostra nel momento in cui queste fasi sono chiari e si possono portare avanti in maniera consuetudinaria nella programmazione di un bilancio pubblico. Una domanda spot per chiudere su questo tema, Mauro Febbo, proprio anche per capirci. Negli ultimi anni l'Abruzzo ha per propria scelta rinunciato, o anche per ragioni finanziarie, rinunciato alla partecipazione agli eventi tipo la Borsa del Turismo, la BIT di Milano e altri eventi di promozione all'estero. È stato un errore e una strategia che voi volete rivedere e riconfigurare a livello di promozione istituzionale, perché poi operatori importanti abruzzesi sono comunque in giro per il mondo, anche le Camere di Commercio hanno svolto il loro ruolo nel centro estero nei limiti delle proprie competenze, ma la regione Abruzzo si vuole riappropriare dell'immagine dell'Abruzzo nel mondo? Guarda, noi chiaramente la BIT come veniva fatta negli anni, oramai parliamo di parecchi anni fa, io credo che era insomma solo un momento per far conoscere l'Abruzzo, ma c'era una spesa esagerata. Io credo che sulla BIT dobbiamo aprire un dialogo, un confronto con la categoria, però come si diceva prima, noi dobbiamo lavorare sulla programmazione. Oggi dobbiamo lavorare per aprire la stagione estiva e lo dobbiamo fare subito, e non è facile perché non è pronto nulla, non è stato pensato nulla, e quindi dobbiamo metterci su quello. Poi abbiamo altre due tappe, due macchine che dobbiamo mettere in piedi, che è quella che prima ricordava il Presidente, è quella di Dubai 2020, perché come si ricordava, insomma, sull'Expo 2015 abbiamo messo risorse
non mi sembra che quelle risorse abbiano prodotto attrazione. I dati purtroppo non sono positivi degli arrivi e delle presenze. Dobbiamo lavorare molto, e io chiedo aiuto a chi ne capisce più di me e più di noi, perché purtroppo negli ultimi anni si è dato dell'Abruzzo un'immagine un po' come regione sfortunata: i terremoti, gli elicotteri, Rio Piano, il mare inquinato. Noi dobbiamo riconquistare invece l'attrazione da parte dei turisti, e abbiamo queste scadenze, quindi le scadenze sono per far ripartire la macchina: programmazione estiva, Dubai 2020, la programmazione 21-27, dove siamo totalmente assenti. La presenza dell'Abruzzo finalmente in un convegno alla Repolda, dove si parla del digitale, credo che sia un segnale importante. Eravamo totalmente assenti. Oggi come si fa a non parlare di programmazione turistica e non pensare al digitale? Ma se noi non riusciamo, e questo sarà un impegno che dovremo affrontare tra di noi, noi abbiamo purtroppo una serie di sedi staccate della regione Abruzzo, già divise tra L'Aquila e Pescara. A Pescara e all'Aquila ci sono diverse sedi, non ci possiamo mettere in contatto tra di noi con le videoconferenze, siamo veramente indietro, cioè, quindi sono tutte cose che dobbiamo fare immediatamente. Poi lavorare sulla partecipazione. Io sono, come ho fatto quando ero assessore all'agricoltura, per il Vinitaly. Il Vinitaly doveva essere, anche lì doveva essere cancellato, perché non avevamo quelle risorse, tante spese buttate al vento, cioè si spendevano decine e decine di centinaia di migliaia di euro, anzi anche molto di più, per fare una manifestazione, per portare carovane del nulla, per fare il folklore che non serve assolutamente a niente. Lo abbiamo fatto in maniera intelligente, l'abbiamo fatto con i fondi europei, quindi non con le risorse di bilancio, non con le risorse degli abruzzesi. Io credo che anche alla BIT di Milano lo si debba fare nella stessa maniera. È chiaro, non avendolo scritto all'interno della programmazione, dobbiamo cercare di modificare la programmazione, lavorare, e magari lavorare su quella 21-27. Alcune vetrine noi ci dobbiamo assolutamente essere, sì. Però glielo dico già adesso, e l'ho detto già a chi di dovere, a chi deve collaborare con me, e lo hanno recepito. L'esperienza della DMC, che avevano un ruolo, credo che non siano state particolarmente positivi. Vanno ripensate, va ristudiato, ma va anche ristudiato la partecipazione alle fiere, dove non ci devono andare i dipendenti regionali, che hanno un ruolo diverso da quello di vendere i pacchetti. Noi dobbiamo partecipare alle fiere, ma ci devono andare gli operatori e vendere i pacchetti, perché se no credo che non risolveremo mai nulla. Ci devono andare gli operatori, non i funzionari con la valigetta, che faranno la loro sicuramente bella figura, faranno fare bella figura all'Abruzzo, ma non portano sicuramente turisti. Bene, noi ci fermiamo per la prima pausa, poi riprenderemo su un altro tema strettamente collegato a quello di cui abbiamo parlato in questa fase iniziale, che è quello dei servizi e delle infrastrutture per il turismo. A tra poco. Sì. Eccoci in studio, abbiamo parlato della promozione turistica, ma c'è ovviamente l'altro aspetto, che è quello dei servizi e delle infrastrutture, che è cruciale, perché poi insomma si scopre l'Abruzzo, ma in Abruzzo bisogna stare bene, bisogna, come diceva l'assessore, avere un'idea di sicurezza, ma anche una realtà di una regione funzionale. Anche su questo occorre sforzarsi un po' tutti. Sentiamo prima quali sono le aspettative degli operatori e dei territori. Presidente Caruso, c'è una partita ancora aperta per quel che riguarda le infrastrutture anche turistiche in questa regione, che è quella del Masterplan. Ci sono delle opere avviate, delle altre che sono rimodulabili in qualche modo. A suo avviso, in cosa in generale deve intervenire la nuova amministrazione regionale per ottenere dei risultati poi concreti rispetto agli obiettivi che ci si prefigge, senza ovviamente perdere fondi e stravolgere situazioni che sono già in piedi, già avviate? Sì, dunque, intanto io credo che molti servizi, molte infrastrutture abbiano una doppia valenza. Sicuramente la prima di rendere chiaramente fruibili quelle che sono le esigenze, quindi le aspettative degli utenti, ma anche un valore identitario. Il mio pensiero va ovviamente a che cosa? Al sistema dei trasporti. Se riteniamo che la nostra debba essere, e lo è,
e lo sarà sempre di più la Regione Verde d'Europa, quindi con questa forte caratterizzazione ambientale, dovrà per forza di cose omologare il modello dei trasporti a questo tipo di, a questo tipo di impronta, di immagine. E io credo che i trasporti ferroviari nella nostra regione dovranno essere davvero diciamo un punto di forza, un punto, come ripeto, che dovranno rappresentare un qualcosa di straordinariamente tangibile. Lo vediamo nel, per esempio sulla vicenda della Transiberiana, che fa numeri straordinari, era un qualcosa che era nato in maniera quasi folcloristica, da qui poi a seguire si è sviluppato davvero un interesse importante. Quindi insomma noi dobbiamo, credo, almeno sulla, sul discorso dei trasporti, svolgere delle azioni strategiche, un qualcosa di diverso dal passato. Quindi, ecco, rispetto alla raggiungibilità di alcune località che sono famose nel mondo, la provincia dell'Aquila quali difficoltà ha che possono essere insomma in qualche modo intraprese come priorità? Ma dicevo, intanto la provincia dell'Aquila ha seri problemi di, diciamo, di viabilità, insomma immaginiamo tutta la dorsale appenninica non ha un, diciamo, un collegamento efficiente, è ferma davvero a, a un modello diciamo, datato oramai del, dell'Ottocento, di un secolo fa, quindi dobbiamo per forza di cose quindi, sviluppare un qualcosa di nuovo, però ripeto, poi le strategie, le azioni si possono orientare in una direzione o in un'altra. Io credo tanto nei trasporti ferroviari, credo che sia il modello che la Regione Abruzzo dovrà per forza di cose prediligere, chiaramente con un'alleanza valida all'interno delle, delle, delle società che su questo argomento chiaramente spendono, investono e dovranno chiaramente basare la loro azione di sviluppo. Ma questa alleanza avrà sicuramente una capacità di integrare bene il, diciamo, la zona interna con la zona esterna, perché noi dobbiamo per forza di cose, diciamo, rendere, rendere lineare il rapporto tra costa e zona interna. Questo nella nostra regione si potrà fare sicuramente attraverso un miglioramento radicale di, questo, di questi mezzi di comunicazione. Certamente altro passo decisivo sarà sicuramente quella della, della evoluzione, della informatizzazione, della, di quello che, di, quelli, tutti, di tutti i ragionamenti che stiamo facendo sulla banda larga e di quelli che sono chiaramente oramai degli elementi base che, sui quali probabilmente scontiamo uno stato di arretratezza, diciamo, definiamo in maniera molto approssimativa così, ma in ogni caso di inadeguatezza rispetto chiaramente a regioni un po' più all'avanguardia. La telematica rende chiaramente tutto più, più fruibile, tutto più percepibile, ma credo che in qualche modo assolva anche al nuovo modello di promozione fai da te sostanzialmente, che sta surclassando anche le, i vecchi modelli di promozione del, del territorio. Noi dobbiamo chiaramente individuare individuare quelle che sono le, sicuramente le opportunità che il sistema, che la modernità ci, ci offre, sicuramente la tecnologia ci mette a disposizione, insomma recuperando un po' di tempo perso nel, nel passato. Tante occasioni chiaramente non le abbiamo potute sapute sfruttare al meglio, ma oggi chiaramente la, la, quando parliamo di infrastrutture parliamo, a mio modo di vedere, di servizi di trasporto e il trasporto telematico. Queste sono le strategie fondamentali. Credo che Giovannetti sia d'accordo, appunto si parla di infrastrutture reali ma anche virtuali che sono ora l'anima della promozione turistica in qualche modo, i portali e soprattutto i social che sono dedicati alle recensioni degli utenti, che sono legate ai feedback che si hanno quando si visita un luogo. Da questo punto di vista, ecco, il privato sta facendo molto, si stanno tutti quanti in qualche modo formando gli operatori del turismo a questa nuova frontiera. Ci sono ancora, dei limiti, ci sono ancora dei punti su cui il pubblico può venire incontro al privato? Guardi, noi stiamo facendo una sintesi molto operativa in Abruzzo tra operatori, reti d'impresa, perché giustamente, come diceva l'assessore, bisogna resettare diciamo, le realtà che hanno saputo fare rete e quelle che non lo hanno saputo fare. È nello stato di fatto ed era nello spirito della legge 15, che comunque prevedeva 3 anni di start-up proprio per questo obiettivo. Poi con i fatti e con i lavori ognuno saprà dimostrare quello che ha prodotto. Ma dalla rete alla formazione,
la comunicazione ha un elemento fondamentale. Ad esempio, da quando presiedo l'ente bilaterale per il turismo, già in questi giorni stiamo facendo in Abruzzo dei momenti importantissimi per formare gli operatori sull'importanza dei social, che non è solamente usare Facebook, Instagram, Twitter, significa codificare, capire cosa dire, quando dirlo e qual è il tuo interlocutore. È una scienza fondamentale che detiene un elemento importante sui fatturati dell'azienda. Noi parliamo di operatori turistici, ma non capiamo che l'elemento cardine, il fatturato, che gli permette oggi, in una realtà come l'Abruzzo, che non ha saputo destagionalizzare da sempre per mancanza di programmi omogenei, riesce a fare 50-60 giorni di stagione, che non è più un principio che si può legare a un percorso imprenditoriale. Ora noi dobbiamo capire l'infrastruttura cos'è, la percezione della domanda verso l'infrastruttura in che termini viene espressa. Allora, l'accoglienza territoriale è fondamentale, la parola d'ordine è programmare il territorio, infrastrutture viarie, infrastrutture di movimento, infrastrutture di accoglienza. Ecco, abbiamo sollecitato all'assessore finalmente una revisione competente e realista con le necessità della rete degli IAT. Sollecitiamo ancora gli assessori e quindi l'assessore sul fatto che i comuni e i sindaci non possono andare in un'altra, cioè non possono percorrere un'altra strada. Dobbiamo assolutamente essere univoci, non possiamo più combattere quei sindaci che vogliono applicare l'imposta di soggiorno solamente per sanare i bilanci. Non possiamo più parlare due lingue. Abbiamo avuto il comune di Vasto che dalla mattina alla sera, per l'ennesima volta, con una delibera senza nessun tipo di condivisione, ha aumentato del 30% l'imposta di soggiorno, del 40%. Ora noi questo elemento non lo possiamo più permettere, dobbiamo fare una selezione di competenze e di sensibilità affinché la destagionalizzazione abbia un senso e affinché, se si fanno le campagne, debbano essere fatte in maniera programmatica, ma debbano essere strategicamente preventivate per dare la possibilità veramente a dare a quell'investimento un valore aggiunto che torna come feedback di fatturato alle aziende. Questa è, diciamo, ormai indiscutibile come elemento, e è una programmazione che deve essere fatta attraverso più assessorati, visto che non abbiamo una voce di bilancio. Abbiamo bisogno di attività produttive, abbiamo bisogno del Porfeser, abbiamo bisogno dell'intervento, ad esempio, della sinergia con le reti d'impresa, sicuramente rivisitate, sicuramente selezionate in base ai report che andranno a presentare con le rendicontazioni che abbiamo dovuto presentare negli ultimi tempi. Io ho fatto presidente di una DMC adriatica, ieri abbiamo presentato l'ultimo progetto, abbiamo cofinanziato con una società di raccolta differenziata di rifiuti, che è la Poliservice, un'app per la customer satisfaction dei turisti e dei cittadini. Stiamo partendo con il contratto di Fiume, cioè capire con chi si ha a che fare, e non bisogna fare una generalizzazione di commenti o di giudizi. Molte volte chi non c'è e urla alla luna è perché non ha saputo far parte di un processo di rete, dove anche una cultura comportamentale e sociale è importante, più che urlare sui social e urlare alla luna tanto per colpire qualche deterrente, certo, o qualche capo espiatorio. Nello stesso tempo, le infrastrutture, dobbiamo capire quali sono, cioè io sono molto, la mia piccola esperienza, seppur abbastanza quasi ventennale, mi ha fatto capire una cosa che riporto anche nelle mie attività: poche cose, ma le dobbiamo fare, poche cose che abbiano un riscontro tangibile, dire quello che si fa e fare quello che si dice in breve tempo, cosa c'è bisogno, l'emergenza è questa. Ok, poi dobbiamo fare un progetto a medio lungo termine, ma non possiamo produrre continuamente piani triennali per scrivere pagine e pagine di roba che poi alla fine non serve. Noi non abbiamo bisogno di scienziati, noi abbiamo ormai la capacità di capire come rischiare in questo settore, che oggi in Abruzzo deve recuperare una reputazione che ci è stata massacrata dal 2009 ad oggi. Basti pensare, al di là di quello che è avvenuto all'Aquila, dove questo evento drammatico doveva diventare una grande opportunità e non siamo riusciti a farlo diventare una grande opportunità per un problema, diciamo la verità, anche sociale, anche di cultura sociale. Allora, rimettere in sesto questi elementi e fare il percorso con chi crede in questi principi.
Chi crede invece nelle divisioni e chi gioca su questi principi non può far parte di un progetto sensibile e strategico in un momento così difficile. Ricordo che le stagioni balneari in Abruzzo oggi, se superano 60 giorni, è una fortuna. E sfido chiunque a portare avanti un business plan e un bilancio che abbia un senso, soprattutto perché oggi... Ma adesso la proroga delle concessioni non in qualche modo... Ma la proroga aiuta molto, noi, aiuterà a noi abbiamo fatto a molto anche in Federalberghi nazionale, devo dire, l'assessore lo sa, Bocca insieme ai nostri componenti di giunta, siamo stati relatori nelle commissioni e abbiamo fatto capire che oggi quella proroga significa che c'è gente che già sta investendo. Ma qual è il problema negativo invece che si riveste nella nostra regione? È che tu fai una legge per dare la possibilità di ristrutturare gli alberghi senza capire che è monca, perché alla fine alcuni adempimenti non sono aggiornati in modo tale che questa cosa avvenga. Oggi il turismo è per dare la percezione dell'accoglienza, dei servizi, ma signori anche del bello. Il decoro urbano è un elemento che noi dobbiamo mettere tra i primi elementi delle amministrazioni pubbliche. Le sollecitazioni della regione debbono arrivare ai comuni, perché purtroppo anche l'ex assessore da noi e da me aveva queste sollecitazioni, perché i nostri primi nemici sono i sindaci, i quali non hanno a volte la necessità di capire che con gli operatori in alcuni territori ce la facciamo, in altri territori, guardi Vasto cosa è successo, non c'è. Allora, questo è il più grande nemico di questo settore. Mi sa che siamo al cuore del problema, Febbe, come al solito il problema è sempre politico. Insomma, al di là per esempio del principio di continuità amministrativa con il quale voi dovete fare i conti, avendo un master plan in parte già impegnato e avviato, che non credo abbiate intenzione, almeno per le parti avviate appunto, di rivedere, però ci sono dei margini di manovra. Ecco, da questo punto di vista, quali strategie possono essere prese per migliorare l'infrastrutturazione turistica di questa regione? Ci sono delle... Intanto, che cosa c'è? Insomma, per esempio, vedremo lo ski pass unico sul bacino della Meiella nella prossima stagione invernale? Seconda domanda, la costa dei Trabocchi sarà una realtà vera, per farne una in montagna e una sul mare? Ma ovviamente nel suo territorio provinciale, però sono due esempi, di infrastrutturazione cruciali per la regione. Lei parla dello ski pass unico di Passo Lanciano, ma lo sa che quando ho fatto il presidente della provincia di Chieti, quando il presidente veniva eletto dal popolo, a povero Caruso, a me mi hanno chiamato, oggi mi sembra che ancora peggio. Me lo inventa io lo schipasso unico, e come regione e come provincia lo pagammo noi lo schipasso unico, perché là esiste una realtà e lì è colpa dei privati. Perché poi non è sempre la politica, spesso a volte della litigiosità a cui faceva riferimento Giovanni, è colpa dei privati che non hanno capito della risorsa che hanno e che non riescono invece a sfruttare. Vedi quelle immagini che stiamo vedendo mentre si scia da noi Passo Lanciano, si vede l'Adriatico. Se va nella zona sua, nell'Aquilano e sul Gran Sasso, quindi Aquilano e Teramano, addirittura si vedono due mari, l'Adriatico e il Tirreno. Adesso deve spiegare, quindi, che si vede a Roccaraso il presidente, perché sennò qua Roccaraso c'ha una pista invidiabile e meravigliosa, che è la peculiarità, che poi oltre la cucina, oltre tante altre cose, è chiaro che su Passo Lanciano, sul comprensorio della Maielletta, c'è un progetto che fermo, ma che va portato avanti. Io sono sempre per la continuità amministrativa, si perde tempo e quando un investimento è fatto sulle infrastrutture, io credo che difficilmente ci si possa separare da centro-destra, centro-sinistra e quant'altro. Bisogna portarlo avanti con estrema urgenza, perché per noi è una risorsa importante. Peraltro credo che negli ultimi anni si sta stravolgendo. La neve c'è da noi, non c'è al nord. Giornate meravigliose come quelle che stiamo vivendo, dove in alcune località noi abbiamo ancora la neve, credo che veramente è qualcosa di importante che si dovrebbe sfruttare fino all'ultimo momento. Sulla pista
della costa di Trabocchi, che insomma anche quella è una cosa che mi sento di dover ricordare. Insomma, quella nasce da un'idea geniale del presidente Pace e di io, che ero presidente della provincia, che dice, quando ci fu la dismissione delle ferrovie, allora con le ferrovie non ci fu dialogo, perché le ferrovie volevano centinaia di milioni di euro in cambio. Poi man mano hanno abbassato i prezzi, finalmente hanno capito che o lo danno agli enti per farci qualche altra cosa, e quindi così è stato fatto, e su quello stiamo lavorando. Già abbiamo dato disposizioni per la rimodulazione di alcune risorse sui ribassi, perché ci sono delle frane che vanno diciamo, Casalbordino è scomparsa quasi la statale. Sì, ma su Casalbordino stiamo facendo un altro tipo di ragionamento che va fatto, e lei sa che l'altro giorno ci siamo andati, sì, ci abbiamo portato, sì, apposta il presidente Marsilio per far capire la gravità. Lì il problema è che è importante fare è importante la programmazione, perché che noi facciamo la pista e non sappiamo chi la gestisce, è chiaro che abbiamo problemi. Invece noi stiamo già lavorando su pensare chi la gestisce, e ci sono diversi operatori, ci sono diverse associazioni, c'è un mondo che si rende disponibile. L'ultimo in ordine di date è il FAI, no? che lo fa come volontaria, ha delle bellissime idee da mettere in campo. Ecco, già abbiamo cominciato da subito, perché non possiamo aspettare che la pista è finita, dobbiamo già da adesso pensare a chi la va a gestire, altrimenti quella dopo pochi anni finisce, ed è una risorsa, perché insomma Martinsicuro San Salvo credo che non l'abbia nessuno, 42 km di pista, non quelle cose brutture che si vedono in giro, le piste ciclabili di 800 metri magari fatte sulla Tiburtina o fatte sulla Via del Mare, insomma, che dopo ci stanno le intersecazioni di altre strade. Insomma, questa è una pista seria che deve rivalorizzare l'Abruzzo. Però, come si diceva prima, purtroppo, è la battuta che facevo al collega presidente della provincia dell'Aquila, con questa riforma che è stata fatta delle province, io credo che insomma ci sia stato un danno enorme ai territori. La viabilità va rimessa in piedi, è la prima infrastruttura che dobbiamo rimettere in piedi. E nel master plan che stiamo rivisitando, andando a fare alcune scelte, chiaramente dove non ci sono impegni giuridicamente vincolanti, perché lì non è che ci andiamo a comprare le cause. Se sono stati fatti, io mi auguro che si possa rimodulare, già abbiamo fatto un primissimo intervento proprio per far capire ai cittadini, ma se tu c'hai i soldi e lo vuoi dare alla provincia dell'Aquila o a una delle altre tre province, e le province non hanno risorse, e tu gli dici che devono fare le gare d'appalto, ma loro non le possono fare perché non hanno risorse proprie, e quindi il famoso 10% d'acconto è inutile, che tu gli assegni 56 milioni, certo, tu gli devi dare 56 milioni di euro, loro te le fanno subito le gare, perché le province, ringraziando Dio, sono attrezzate, hanno gli uffici, hanno gli uomini, hanno professionali che le possono fare, e abbiamo sbloccato lunedì. Subito dopo la giunta abbiamo un incontro di giunta con tutti i tecnici per vedere quali altre risorse possiamo andare a rimodulare. Guarda, se non sono giuridicamente vincolanti, cioè ci sono, e se adesso non voglio fare il nome, ma ci sono interventi sulle chiese, e lo dice un credente, che sono sicuramente importanti, ci mancherebbe altro, è un patrimonio che abbiamo, ma ci sono comuni dove ci sono 320 abitanti, hanno 6 chiese, non si possono fare interventi sulle 6 chiese, e magari abbiamo altre situazioni drammatiche su cui dobbiamo intervenire, abbiamo paesi isolati, abbiamo comunità isolate, e dove c'è magari la possibilità di portarci pure gente turistica, perché quando la gente da Roseto, da Giulianova, da Vasso finisce alle 6 il pomeriggio e ritorna su in albergo, torna a casa, la sera dove va? Noi lo dobbiamo portare nelle zone interne, aiutare per esempio l'agricoltura, quella povera, quella delle zone interne, quella che non ha l'alto valore aggiunto, ti fanno mangiare la ventricina, ti fanno mangiare il tartufo, ti fanno mangiare. Questo è quello che dobbiamo fare, e lo fai solo con la viabilità. Quindi bisogna avere il coraggio di fare alcune scelte, chiamare questi signori e dire: signori belli, tu ne hai chiesto, ce ne hai 5, te ne metto a posto uno per il momento, gli altri 4 purtroppo aspetteranno. Perché così, secondo me, bisogna avere il coraggio di lavorare. Noi lunedì abbiamo questo primo passaggio importante, e poi bisogna, insomma, i fondi del master plan vanno spesi,
Cioè, se abbiamo impegnato fondi per i depuratori vanno messi a posto, vanno messi a norma, vanno fatti quelli nuovi oppure vanno rivisitati quelli che devono essere a posto, perché abbiamo problemi che non dobbiamo più avere. Perché poi, io un'altra cosa che, e questo lo dico anche agli imprenditori, ma se tu c'hai un piccolo sversamento, chiama gli uffici, prenditela con il sindaco, con l'assessore regionale, con il geometra, ma non chiamare i giornali, perché quando tu dici c'ho lo sversamento e mi fate chiudere, e se tu non ci sono i giornali, tu ti fai chiudere da solo, perché oggi con i media... Ma sono anche giornalisti bravi che vanno a cercarsi le notizie. Ho capito, però la notizia oggi di uno sversamento stupido che non incide... Ti sei inserito io. va bene. Diventa che la costa diventa tutto inquinato, non è così, purtroppo non è così, anzi, meno male che non è così. Però i giornalisti sono responsabili, non creano allarmismo. Ma io dico che sbaglio. Bene. Prego. Pubblicità, poi riprendiamo perché l'ultima parte sarà con Giovannelli che ha già chiesto la parola, però dedicata a una domanda più politica e culturale su cui cercheremo di far venire allo scoperto l'assessore Febbo. Dunque non cambiate canale, tra poco. Bene, siamo tornati in studio con i nostri ospiti, stiamo parlando di turismo e di sviluppo in qualche modo, perché vorrei sull'ultimo tema della conversazione stimolare un dibattito politico ma anche se vogliamo culturale, ferme restando insomma le precisazioni che voleva fare sia Caruso che Giovannelli sulle precedenti argomentazioni, ma io vorrei chiedere, poi sentirò per ultimo ovviamente l'assessore Mauro Febbo, quali sono le aspettative nei confronti di questa giunta regionale rispetto al conflitto che questa regione ha sempre vissuto tra il voler infrastrutturare questa regione, il voler realizzare dei progetti d'impresa e alcuni no che hanno bloccato in passato queste aspettative. Ecco, io lo chiedo al Presidente Caruso, lo chiedo a Giovannelli, perché questo è un tema cruciale su cui insomma chiamare anche un po' allo scoperto le intenzioni dell'assessore alle attività produttive e al turismo, non a caso. Caruso. Sì, dunque, intanto tornando un po' sul precedente argomento, cioè ovvero sullo ski pass unico, noi riteniamo che siano maturi i tempi per lo ski pass unico regionale e non più localistico, affinché si possa, con la forza chiaramente della provvedimentale legislativa della regione, superare i localismi e superare quelle diffidenze o forme di contrasto che esistono all'interno dei sub-bacini della nostra regione. È oramai anacronistico pensare che si possa approdare un'attrattiva come quella dello sci, della montagna in generale, nei periodi soprattutto invernali, attraverso questa frammentazione diciamo del sistema di acquisto e di fruizione del servizio. Noi, come avviene in tante località, per esempio che hanno grandi infrastrutture del golf, si approda da una struttura ad un'altra con una facilità, con una disinvoltura straordinaria. Noi non possiamo immaginare di dover addirittura all'interno dello stesso bacino dover subire queste difficoltà, questi disagi. Dobbiamo oramai creare un sistema chiaramente di equità, di trattamento tra tutte quelle che sono poi le tassazioni, i costi di esercizio, parliamo per esempio della concessione delle aree, parliamo sicuramente del costo delle acque per l'innevamento programmato. Si deve chiaramente omogeneizzare questo sistema, ma si deve fare in modo che all'autogrill romano si compra lo ski pass Abruzzo e non si compri più lo ski pass delle varie località. E a proposito di sci, appunto, io la domanda che ho fatto in generale gliela declino in particolare sul territorio della sua provincia, perché per esempio abbiamo all'Aquila questa situazione delle fontari e degli impianti di Campo Imperatore che ha visto un'opposizione del parco, delle comunità in qualche modo per anni. Ecco, lei come lo valuta questo conflitto e come pensa che vadano risolto in qualche modo in questa regione che insomma deve fare delle scelte a certi punti e a volte possono essere anche delle scelte sostenibili? Ma sì, senz'altro, io credo che oramai l'idea di dover attentare all'ambiente non venga in mente più a nessuno. Io credo che la relazione tra organi deputati alla tutela dell'ambiente e amministrazioni pubbliche o operatori economici debba necessariamente trovare un punto d'intesa. Certamente chi deve governare questi processi è sicuramente l'autorevolezza e l'autorità
della regione Abruzzo. Noi dobbiamo per forza di cose superare queste ultime fasi, dobbiamo anche decidere il destino di alcune località come per esempio il Gran Sasso, però tutto questo chiaramente impone una filiera di relazioni e una sintonia di obiettivi, perché talvolta sembrerebbe che i parchi tutelino degli obiettivi o degli aspetti diversi da quelli delle pubbliche amministrazioni o addirittura della regione Abruzzo. È il momento del coraggio delle scelte, è il momento della chiarezza e sicuramente è il momento della svolta di questa regione. Quando diciamo, affrontavamo l'argomento precedente, ci sono possibilità e necessità di evolvere alcuni sistemi come quello dello Schipasso Abruzzo, che sono a costo zero, cioè non abbiamo la necessità di fare investimenti, abbiamo soltanto la necessità di omologare una tecnologia su un'unica piattaforma, che quindi insomma il giorno dopo ci risolve, sa che cosa? La comunicazione. Noi potremmo dire sulle reti nazionali Schipasso Abruzzo 500 km di piste, per esempio, a differenza di come andremo a dire isolatamente ognuno di noi, quindi ecco perché probabilmente è facile raggiungere gli obiettivi importanti e si supererebbero tante difficoltà e tante inadeguatezze. Oltre alla necessità di comunicare la montagna e non già solo lo sci, quindi insomma quella che è il disvalore tra la cultura delle Alpi e la cultura dell'Appennino, che probabilmente in termini di montagna avrebbe delle prerogative superiori, come anche è necessario che ogni stagione predisponga quella chiaramente successiva, cioè l'inverno, cioè quella che oggi ha fatto registrare allo Schipasso Alto Sangue 1.800.000 utenti, siano chiaramente l'occasione per promuovere il mare dell'Abruzzo, la costa dei Trabucchi e tutte le eccellenze che noi abbiamo. Quindi questa alleanza tra zona costiera e zona interna che è necessaria e non più rinviabile. Rispetto a questi conflitti appunto tra attività imprenditoriali e i no che a volte paralizzano o impediscono, allora, ma anche per ragioni legittime, determinate strategie di sviluppo. Quello che noi ci aspettiamo da una nuova amministratore regionale è una risposta. Se questa è una regione che si intende a vocazione turistica, se la risposta è sì, ovviamente tutto quello che necessita in termini organizzativi, istituzionali e privati debbono essere messi in atto. Ma io penso che rispetto a questo non ci sono dubbi, anche perché, ripeto, l'assessore ha anche un'esperienza pregressa di un settore strategico come ebbe quello dell'agricoltura, e quindi le dinamiche programmatiche e gli adempimenti burocratici in larga maggioranza sono simili, e la necessità di prevedere alcune azioni sono anche sicuramente uguali in termini organizzativi. Però io quello che volevo dire, il parco è un ambito dove l'operatore, l'uomo, deve sapersi e potersi muovere nei termini in cui è necessario promuovere un parco. Tutte quelle che sono le azioni di difesa e di tutela del sistema ecoambientale abruzzese poi sono argomenti che attengono a delle competenze a volte anche superiori e anche disparate rispetto a quelle regionali, intorno alle quali bisogna fare una grande azione di lobby, perché così riusciamo quantomeno a tutelare non solo l'economia ma anche tutto l'indotto, perché noi dimentichiamo che l'economia turistica in termini oggettivi è fatta di aziende, ma l'indotto sostiene, aiuta e regge notevoli economie territoriali che molti sottovalutano: il terziario, i servizi, il commercio, gli impieghi. Ora io però volevo fare una riflessione pratica, perché l'assessore è molto pragmatico nelle sue indicazioni e nel suo modus operandi. Quando si parla di comunicazione, che noi purtroppo in Abruzzo abbiamo mancato da anni in termini oggettivi, evochi quello che tu in Abruzzo hai, e mi sta bene. Noi vediamo
la costa nord abruzzese, che è la costa della movida attrezzata, la costa sud, che è la costa più naturalistica, la costa metropolitana, che è quella pescarese della movida, la montagna di Roccaraso. Soprattutto non possiamo ignorare certi risultati relativi ai flussi e agli impieghi. Noi abbiamo dei rapporti eccellenti con i nostri colleghi della montagna, però ci tenevo a farvi capire una cosa: quando si comunica, poi mi piace perché è un po' anche il mio cruccio, comunicare le bellezze dell'Abruzzo rischia di essere per noi è solo un elemento di autoreferenzialità, cioè noi ripetiamo sempre le stesse cose perché a noi piace far vedere quello che abbiamo, i castelli, i borghi, il mare, il trabocco. Qual è il problema? La percezione di un potenziale turista alla percezione del desiderio segue la selezione di quel territorio. Alla selezione di quel territorio, perché hai avuto una buona percezione da un video, deve seguire la fruibilità. Allora, io mi sfido, ma in termini così colloquiali e organizzativi, ai video che noi vediamo sempre, belli, che non facciamo altro che far vedere nel mondo, ma si limita all'autoreferenzialità, perché i trabocchi, perfetto, la burocrazia blocca e ha bloccato e continua a bloccare da una vita la fruibilità, l'infrastruttura necessaria per rendere quel prodotto turistico fruibile. Libri, convegni, fotografie, video, noi dobbiamo andare sul pratico. Noi abbiamo avuto la bravura di far percepire quella bellezza perché siamo stati selezionati. La fruibilità di quel territorio però è il punto cardine del risultato finale, che è l'economia. Perché se lì arriva una domanda importante, come sta avvenendo, e poi abbiamo dei feedback negativi, abbiamo feedback negativi per l'accoglienza pubblica, certo. Perché gli operatori sono pronti, gli investimenti anche. La costa nord ha un'importanza notevole per l'aggregazione anche delle famiglie, dei bambini. Abbiamo avuto spiagge che oggi hanno conquistato anche vessilli sulla qualità delle spiagge dedicate alle famiglie e quant'altro. Abbiamo l'erosione che ci sta distruggendo. Sono 20 anni che questa regione non è riuscita a bloccare i sindaci che a livello campanilistico hanno distrutto un progetto perché c'è mancato il buon padre di famiglia che diceva che questi giochi non si fanno creando il danno ad effetto domino. Certo. Dobbiamo finire perché altrimenti l'assessore non parla più, siamo quasi in sigla. La montagna, Roccaraso eccezionale, è chiaro lo ski pass unico, è chiaro tutto il resto. Non dimentichiamoci che la montagna teramana è stata totalmente abbandonata, certo, per una serie di motivi per cui per infrastrutture è tutto chiuso da anni, non investite, certo. Hanno distrutto e alberghi all'asta. Certo. Questo succede quando non c'è una programmazione preventiva in tempo e mirata. Febbo, torniamo al tema, diciamo, culturale più che politico, del conflitto che a volte si determina tra l'iniziativa dell'imprenditore, anche a volte le strategie di promozione del pubblico rispetto a quelli che sono i no che arrivano a volte dal territorio. Lei peraltro è stato protagonista anche di importanti battaglie per salvare il territorio abruzzese da situazioni come il centro Oli, come insomma altre che aveva visto anche... ecco, però ha un punto di vista un po' più equilibrato questo. Ma il centrodestra come si muoverà su questi conflitti che ci saranno? Guardi, glielo dico perché lo ha nominato lei prima, l'ho ripreso io, no? Lei sa che ho fatto battaglie contro il centro Oli, altre battaglie sicuramente importanti dal punto di vista ambientale, però lei sa che per esempio in provincia di Chieti si vuole istituire il parco della Costa Teatina. Qualcuno dice che per 18 anni quel parco non si fa per colpa di Mauro Febbo e quindi non si farà per altri 5 anni sicuramente. Glielo dico il perché. Perché oggi quella pista che lei ha ricordato, che oggi tutti quanti vogliono, che molti dicono, io credo che sia sicuramente un volano per la nascita di un turismo diverso in Abruzzo, cioè migliore rispetto a quello che già c'è, che è importante, non si sarebbe fatta. Oggi io andare a programmare la gestione
e l'affidamento di quella pista a, a privati, a pubblici, a chi lo vuol gestire, con il parco non ci riuscirei a farlo, perché il parco dà ricchezza, dà produzione, è diventato invece un vincolo, non ti fa fare più niente, è un no, non c'è un parco aperto che ti fa discutere. Ma io lo capisco, perché se tu nasci come parco e hai degli obiettivi, cioè la difesa della biodiversità, la devi fare, e quindi automaticamente costringe a non fare alcune cose. E io invece credo che, così come avremo problemi sul Passo Lanciano, sul, perché già il parco comincia a farsi sentire, non capisco perché non si può fare una pista, non si può fare una funivia nel rispetto dell'ambiente, ma ci mancherebbe altro, ma quelle popolazioni che ci devono rimanere a fare lì? Ecco, io credo che il parco deve essere visto come ricchezza e non come, esclusivamente come, come vincolo. Questo è il pensiero che abbiamo avuto nei 5 anni in cui abbiamo governato la Regione Abruzzo, dal 2009 al 2014, e questa è la direttiva che ci muove. Una direttiva che ci muove con obiettivi che il sindaco e il presidente prima ricordava, perché questo è l'Abruzzo. Sono 500 chilometri di piste che nessuno sa che abbiamo. Noi abbiamo dei conventi, abbiamo in alcuni conventi eremi sparsi in, che dobbiamo mettere in rete, abbiamo delle ricchezze all'interno che nessuno sa, abbiamo dei tintoretti abbiamo, che nessuno conosce, che non riusciamo a far capire, non riusciamo a portarci il visitato. Noi dobbiamo mettere in rete tutto questo, e io vi dico, vi posso assicurare che lo sforzo che faremo ce lo porterà. Però lo chiediamo anche prima, poi sono stato interrotto perché era scaduto il tempo, chiaramente. Però sta scadendo anche adesso, quindi c'è un minuto. I balneatori che hanno avuto questo, hanno questa opportunità di aver visto finalmente questa proroga, devono anche capire che la stagione inizia il 15 aprile, bravo, e finisce il 15 settembre, bravo, non che inizia il 1 luglio e finisce il 20 agosto, non è, bravo, più così, bravo, devono cambiare, perché se no cambieranno le cose. I servizi poi vanno offerti per, sì, tutto il periodo. Sì, e le spiagge vanno tenute pulite, bravo, non vanno occupate abusivamente, perché poi ci devono essere le regole. Noi ce la mettiamo tutta. Bene. E ci mettiamo anche le risorse, però pretendiamo che dall'altro lato ci sia intelligenza nel fare i loro interessi. Bene, grazie assessore, grazie per lo scoop che ci ha fatto fare, che il parco della Costa del Teatino non si farà per i prossimi 5 anni. Insomma, questo è uno scoop di Rete 8 stasera. Ma lo sa, tanto lo sa. Grazie a Giovannelli e grazie al presidente Caruso. Appuntamento a lunedì, perché avremo una puntata particolare lunedì prossimo della nostra trasmissione, in cui vi daremo i dati aggiornati della iniziativa del quotidiano Il Centro, Scegli il tuo sindaco per pescare. Faremo una trasmissione dedicata a questa. Grazie e buona serata.